perché si esaurisca in una trasmissione televisiva e ci sono famiglie, persone che non ce la fanno, è proprio difficile immaginare di poter perdonare. Adesso vi presentiamo e conosciamo la famiglia Battistini, familiari di vittime della strada. Sono passati quasi 7 anni, però noi continuiamo a portare sempre un mazzo di fiori per ricordare e per segnalare, insomma, come monito ad altre persone che passano di quello che c'è stato in questo incrocio. Mio cognato con mio figlio a bordo e suo figlio provenivano da quell'incrocio lì, è circa situato a 100 metri circa. La macchina dell'investitore proveniva dalla parte sinistra, giù di là, dove, ecco là, e qua c'era un incrocio regolato da un semaforo. L'impatto è avvenuto esattamente dove c'è quel cartello direzionale lì della freccia azzurra. Presso poco lì è l'impunto di impatto. E l'uscita? È uscita la macchina, è uscita esattamente dove c'è il mazzo di fiori. In quel tragico giorno la vita di Paolo Battistini è stata irrimediabilmente sconvolta. Lo abbiamo conosciuto come uomo mite e misurato, ma non può e non sa perdonare chi è stato causa di tanto dolore. Al processo penale che si è svolto dopo un anno e mezzo circa, l'altra parte, diciamo, l'investitore, è stato riconosciuto colpevole con l'articolo 589 del codice penale, da imperizia, negligenza, imprudenza. Gli è stata data una pena di un anno e mezzo, poi ridotta a 8 mesi perché l'individuo ha patteggiato. Ecco, riteniamo che dopo aver ucciso 3 persone sia una pena abbastanza irrisoria a nostro parere. Non c'è odio da parte nostra perché l'individuo che li ha travolti non si è alzato certamente la mattina per dire vado ad uccidere 3 persone. Però a parte il fatto dell'odio, il perdono è una cosa che forse è troppo più grande di noi stessi e ci penserà qualcosa di più divino. Per noi il perdono è abbastanza difficile da dare. Allora, il perdono è abbastanza difficile da dare, mentre Davide ci raccontava una conclusione per ora della sua vita diversa, lui ce l'ha fatta a perdonare, ma abbiamo altre storie da sottoporvi, ma poi ritorneremo su tutte le storie perché insomma il perdono è veramente questa condizione immensa, questa parola anche straordinaria, poi bisogna tradurla in atti concreti. Allora salutiamo e ringraziamo per essere qui a Formato Famiglia Margherita Coletta dell'Associazione Giuseppe e Margherita Coletta. Benvenuta. Soprattutto moglie del brigadiere Giuseppe Coletta, appunto, che è uno dei morti di Nassiriya, dei militari italiani morti a Nassiriya in Iraq nel 2003. Alla sua sinistra salutiamo anche Lucia Bellaspiga, che è giornalista, collega di Avvenire. Benvenuta. E poi salutiamo la signora Palmira Mazzieri, è già stata nostra ospite ed è un piacere averla di nuovo qui. Grazie. Dell'Associazione Vittime del Dovere. E ci colleghiamo con Milano perché c'è Isabella Bossi Fedrigotti, giornalista del Corriere della Sera, scrittrice, eccola, benvenuta. Allora, io comincerei un po' stravolgendo, no? Di solito si chiede un commento a un esperto, oggi voglio chiedere un commento a questa seconda storia che abbiamo ascoltato, la famiglia Battistini che non ce la fa ancora a perdonare. Voglio chiedere a Margherita Coletta, perché lei ha perdonato. Ma questa parola alle volte è anche un po' forse abusata, sì, no? Perché sì. Il perdono non è una cosa che uno ragiona a tavolino, dice esatto, mi siedo adesso, esatto. Decido. Per il mio caso, almeno per la mia esperienza personale, è da attribuire alla fede. Cioè, credo che l'unico modo per riuscire a perdonare sia soltanto appunto ripartendo da colui che l'ha fatto per primo, da quella croce. Fra poco si avvicina alla Santa Pasqua, quindi Nostro Signore dalla croce ha detto Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. E questa grande forza, ho visto questo filmato,
li capisco in pieno, perché anch'io ho perso un bambino, quindi il dolore di una madre, di genitori, lo capisco perfettamente. Probabilmente ancora non sono pronti per affrontare questo passo, e non vuol dire che siano di meno. Quindi ognuno ha i suoi tempi. Yeah. Probabilmente bisogna... C'è una differenza, secondo lei, glielo chiedo, me lo chiedo a me e quindi lo chiedo anche a lei, nel vedere, come diceva il signor Battistini, vedersi per strada chi ti ha di fatto ammazzato, anche se in un incidente stradale, un proprio figlio, e chi invece, nel caso suo, chi invece ha provocato la morte di suo marito, non c'è, non si vede, è lontano. Ma il dolore è dolore, quindi la perdita di una persona cara non guarda né che il fatto che mio marito fosse in Iraq, c'è anche tanti carabinieri muoiono in Italia per un figlio, sia morto in Iraq o sia morto in Italia il proprio genitore, non ha importanza, quindi il dolore è dolore, basta. Credo soltanto appunto che bisogna soltanto affidarsi di più a Dio e chiedere a Lui la forza, perché nessun essere umano è in grado altrimenti di farcela. Diceva Davide prima, per me è stato necessario arrivare al perdonarmi e perdonare chi mi ha fatto del male, perché così vivo meglio. È proprio questa la conquista che si fa quando si riesce a fare questo passaggio, che non tutti riescono, per quello che si diceva. Sì, è un qualcosa che ti ritorna indietro, no? Tu pensi di fare qualcosa per l'altro, invece anche inconsapevolmente ti torna indietro, è ovvio, perché ti fa stare bene, è come se altrimenti mancasse qualcosa nella tua vita, come se uno avesse un bel puzzle dove manca questo tassello che è importantissimo nella vita di ognuno di noi, anche perché, ritornando alla nostra fede da cristiani, da cattolici, se non perdoniamo noi, Dio probabilmente lo farà, quindi ci vogliamo mettere al posto di Dio, però ognuno da rispettare i tempi di ognuno. Questo non vuol dire che uno è più bravo di un altro. Ci sono delle situazioni in cui uno ci arriva prima e altri ci arrivano con più calma. Lucia Bellaspiga ha seguito molto da vicino il suo caso, il caso di suo marito, e insieme avete scritto questo libro, questo bel libro, Il seme di Nassiria, Giuseppe Coletta, il brigadiere dei bambini. Intanto, Lucia, perché Il seme di Nassiria? In che senso? Ci spieghi un po' questo titolo. Sì, è un titolo che abbiamo pensato a lungo, poi ci è venuto proprio dalla storia stessa di questa famiglia, perché come dice il Vangelo, se non muore il seme non può germogliare la pianta. E nel caso di Giuseppe Coletta, il primo grande seme che è morto, in realtà, come ha detto prima Margherita, è il loro bambino, che è morto a 6 anni di leucemia. Quindi da un grande dolore è già nata comunque una prima storia di speranza, perché Giuseppe ha deciso di partire come carabiniere per le missioni di pace, non potendo più salvare il proprio figlio, ha detto: io vado dove muoiono tanti altri bambini, a portare aiuti, pace e anche salute, insomma. E poi purtroppo il secondo grande seme è Giuseppe stesso, dalla cui morte poi scaturirà la grande associazione Coletta, che sta costruendo, non so, orfanotrofi, pozzi per l'acqua potabile in Africa, eccetera. Quindi comunque l'idea era che, come dice De André, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Ecco, questo era un po' un partire da storie di grande dolore per dare speranza e per raccontarla, la speranza. Arrivano i vostri messaggi di voi che siete a casa sul tema di oggi. Vogliamo leggerlo subito al volo? Allora, Fabio da Caserta ci dice: se perdonarsi è una liberazione, non si rischia però di essere troppo indulgenti con se stessi? Mi sembra troppo facile. Il perdonarsi, cioè, tutto si rimanda alla misericordia di Dio, è ovvio. Cioè che ognuno si assolve da sé, dice: io ho fatto questo, quindi ormai basta, mi sono da solo assolto. Non è così, c'è tutto un percorso, un qualcosa che arricchisce se stessi, arricchisce anche l'altro. Un esempio? No, mi chiedevo, ma uno che non ha fede, Cantelmi? No, ecco, volevo dire che in realtà la dimensione del perdono appartiene a tutti gli uomini. Certo. E, è vero che si impasta di dimensioni spirituali, ma la spiritualità non è soltanto, cioè non coincide con la fede in senso stretto. Direi che la capacità di perdonare appartiene proprio all'uomo in quanto uomo. Certo, dobbiamo immaginarla come un percorso con i suoi momenti di travaglio. Uh-huh. E il momento di travaglio è dolorosissimo, può essere estremamente doloroso. Però, per esempio, come diceva Davide, è stato interessante perché come ricostruisce lui la sua dimensione di perdono se non attraverso l'incontro di una nuova paternità concreta, fisica, attraverso le persone concrete, e poi la rimandi anche ad una paternità più ampia, più grandiosa, e si inserisce in una storia nuova. Lui diceva: è bellissimo quello che hai detto, no? Quelle pagine strappate poi mi hanno strappato, ma hai costruito una nuova storia, un nuovo filo, un nuovo senso, un nuovo significato. Ecco, questa è la dinamica del perdono, che è generatrice. La famiglia Coletta è diventata una famiglia
che in questo momento aiuta in tutto il mondo, no? Una grande famiglia. Questa è la forza del perdono. Sì. L'odio purtroppo ferma moltissimo, però dobbiamo avere anche rispetto per l'odio, saper attendere. Certamente. Sì, certo. Saper attendere, e coinvolgiamo anche Isabella Bossi Fedrigotti, quindi bisogna attendere. Lei riceve tante lettere, no? Di tanti italiani, tante italiane che le scrivono sulla rubrica sua. Si affronta spesso questo tema, e cosa risponde a chi dice no, io non ce la faccio, o chi dice no, io... Ma guardi, io due cose volevo dire. Sì, prego. In linea con quello che diceva il professor Cantelmi, vorrei parlare anche del perdono che prescinde da una fede cristiana. Il perdono è comunque fecondo, il perdono è congeniale alla nostra umanità. Adesso sarà una combinazione, un caso, ma vedevo i volti adesso in televisione di Davide e della signora Margherita. Ecco, della signora Margherita. Hanno dei volti straordinariamente aperti e sereni. Sarà la fede, sarà il perdono, sarà una coincidenza, però a me fa pensare appunto alla fecondità, alla congenialità, a quanto il perdono sia congeniale alla nostra umanità. Rinforza la nostra umanità, secondo me. Questo volevo dire. E poi volevo dire anche... È insopportabile invece quel perdono che i miei colleghi giornalisti purtroppo pretendono in televisione, pretendono sui giornali il giorno dopo, due giorni dopo, fanno queste domande terribili a chi, alle vittime, a chi ha ai pariti. Per partire un applauso vittime. Solitario, perché lo sentivo alla mia sinistra, molto flebile e poi però si è alimentato. Quindi forse anche le persone percepiscono che c'è un che di distorto nel chiedermi se ho perdonato come prima cosa dopo sì. Che ho subito la peggiore delle violenze. Sì, è una cosa insopportabile questo l'indomani, chiedere perdono, ma cosa non si può, come dice quel padre di famiglia, non ce la faccio, non si può pretendere, arriverà, povero uomo, arriverà anche lui al perdono, semplicemente per il fatto che è l'umanità che lo pretende. Contemporaneamente, se uno c'ha fede ovviamente di più, ma anche se uno non ce l'ha, sente che il perdono ti rimette sui binari. Io volevo dire una cosa, noi condividiamo pienamente quello che lei sta dicendo su non si può chiedere perdono il giorno dopo, a volte il giorno stesso. Non a caso noi abbiamo scelto storie un po' datate, storie che sono passati un po' di anni dove secondo noi in quei casi allora riflettere senza forzare comunque mai nessuno, però riflettere sull'eventualità del perdono o meno dopo un po' di anni lo riteniamo necessario. Non so se lei condivide questa nostra impostazione. Sì, condivido in pieno questo e ringrazio che non ci siano dei casi recenti dove pretendere il perdono una violenza, un'assurdità senza senso. È un cammino interiore, ovviamente. Il più difficile, secondo me, è il perdonare a se stessi, sempre fuori dalla fede, fuori da una dimensione di fede. Il perdonare a se stessi, umanamente, quello che non si è fatto, che cosa c'è da perdonarsi, le cose irrimediabili, le parole non dette a dei genitori che non ci sono più, le omissioni, tutto quel non detto e quel non fatto che riguarda i nostri morti. Ecco, quello sono i perdoni più difficili. E torniamo lì, perdonare e perdonarsi in un perdono mediatico che sicuramente ha sconvolto la nostra idea e l'essenza del perdono, è stato abusato come termine, come opportunità, come possibilità, perché mediaticamente si è scelto che quella doveva essere il non percorso, cioè immediatamente devi arrivare a una risposta alla mia domanda se ce la fai o no. Il tempo che gioco ruola, ed è proprio necessario dover perdonare, cioè bisogna sempre perdonare. Io mi rivolgo con lo sguardo per il momento, ma adesso la vedrete anche voi, eccola, alla signora Palmira Mazzieri, che abbiamo già avuto ospite e ci ha raccontato.